Buongiorno, sì, un broadcaster un po' sui generis, nel senso che noi operiamo principalmente in Piemonte, facciamo un po' di robine, quelle le vedete alle spalle, però alla base, ed è quello pertinente al ragionamento di oggi, gestiamo sostanzialmente infrastrutture neutrali a beneficio dello sviluppo dell'imprenditoria locale, questo su volontà precisa della pubblica amministrazione locale. Due cose facciamo inerenti, ripeto, al tema di oggi. Un'infrastruttura dove consentiamo agli operatori internet di scambiare traffico, per cui Telecom, Fast, Wind, e la seconda è una piattaforma di streaming disponibile a web radio e web TV. Poi potremo anche entrare più nel dettaglio. Però questo cosa mi consente? Mi consente di analizzare l'evoluzione della web TV o l'evoluzione della radio TV o l'evoluzione del video su internet, partendo però da un punto di vista che non è quello del fenomeno sociale, se volete, ma è quello del fenomeno tecnologico, cioè il vantaggio o lo svantaggio di avere internet è che tu riesci a capire come il fenomeno si evolve perché hai un diretto contatto tra quello che è il contenuto messo sulla rete e quello che è l'utente, no? Se volete. La grossa differenza tra la televisione tradizionale e i sistemi tradizionali è che l'utente assolutamente non è, se non con meccanismi di interazione che però ha portato la rete, l'utente è assolutamente passivo rispetto a quello che viene trasmesso, ma soprattutto un utente, 100 utenti, milioni di utenti non mutano quello che è la tecnologia e quello che è il sistema trasmissivo del broadcaster. Internet invece inserisce alcune lievi complicazioni, nel senso che io gli utenti, per esempio, non li stimo, li conto. Allora, questo è un po' il fil rouge dell'intervento. Faccio una premessa che è per chi purtroppo lavora su internet è ormai quasi un mantra, quasi una necessità. Cioè internet sempre di più si sta spostando verso quello che la scienza dei sistemi complessi definisce appunto un sistema complesso, ovvero un sistema dove costantemente uno ha il confine tra quello che è il caos e l'organizzazione, perché di fatto il comportamento degli utenti, qui utilizzo come immagine gli stormi degli uccelli. Gli stormi degli uccelli si muovono e creano queste figure geometriche nel cielo non perché seguano un leader. È semplicemente l'interazione tra i singoli uccelli, quindi la distanza tra le ali, in realtà è molto più complicato, nel senso che le correnti che sviluppano le ali allo sbattere, e gli uccelli a questo punto, da un volo assolutamente disorganizzato a un volo apparentemente organizzato, basano esclusivamente questo sull'interazione che c'è tra i singoli animali. Cosa comporta qui? Vado più nel dettaglio. Cito Mario Rasetti, che è uno dei pochi scienziati di assoluto valore internazionale ancora residente a Torino, dove dice sostanzialmente, fa la metafora. Immaginate di trovarvi con un jumbo jet smontato, avete un libretto di istruzioni, il problema è assai complicato, è vero, perché sono 50 milioni di pezzi, però con un po' di pazienza uno riesce a ricostruire un jumbo jet. Ma immaginate di trovarvi 50 milioni di pezzi di un jumbo jet, non avete il libretto di istruzioni, dovete rimontarlo e probabilmente nella vita vostra non avete mai visto un jumbo jet. A questo punto il problema è assai complesso, perché tu devi fare quello che lui chiama un processo di ingegneria inversa, cioè devi riuscire a dimostrare come è fatto un jumbo jet, cercando di capire come l'interazione tra i singoli pezzi può arrivare a comporre l'aeroplano montato. Allora, internet ormai è diventato un sistema complesso, dove è l'interazione tra gli utenti che crea le dinamiche di evoluzione del sistema. Questo per chi deve fare delle previsioni, a partire dagli operatori amici di telecomunicazione, per cui le previsioni su quale sarà l'impatto del traffico sulla rete, quali sono le direttrici del traffico sulla rete, fino a coloro che devono pubblicare contenuti, devono attrarre clienti, devono vendere i loro prodotti, immaginerete che è molto più complesso rispetto a un sistema tradizionale dove io so che se faccio l'inserzione durante Sanremo e Sanremo ha 12 milioni di spettatori, ho guadagnato in termini di visibilità quello che è l'audience effettiva rispetto al broadcasting. Quindi il sistema sta creando di fatto un problema che non veniva affrontato fino a 20 anni fa. Chi progettava le reti di telecomunicazioni ragionevolmente lo progettava partendo esclusivamente da quelle che erano le componenti tecnologiche. Ora non è più possibile, difatti si parla di sistemi tecno-sociali, per cui dove il social è
impatta direttamente sull'evoluzione della tecnologia. Venendo a noi, streaming live on demand, il tema è interessante perché ovviamente, come voi capirete, per chi gestisce infrastrutture di telecomunicazioni, il consumo di video più che di audio è il reale punto di rottura delle infrastrutture, nel senso che la posta elettronica, l'evoluzione massiccia della posta elettronica, l'evoluzione massiccia del web non hanno messo sotto stress le infrastrutture di telecomunicazioni quanto la fruizione del video, e la fruizione del video soprattutto massiva e soprattutto impredicibile, che sarà un altro dei temi che oggi vorrei toccare. Noi stiamo operando da qualche anno mettendo a disposizione questa piattaforma e raccogliendo soggetti utilizzatori i più svariati, ovviamente come è giusto che il pubblico debba fare, nel senso che io non so a priori chi calpesterà le strade della regione Piemonte, se sono cittadini piemontesi o sono cittadini di altre regioni italiane piuttosto che altri paesi. Di conseguenza anche noi, la piattaforma è libera e disponibile. In questi anni abbiamo raccolto una serie di soggetti, eventi, broadcaster, testate giornalistiche, piccole web TV, web radio. Difatti io non parlerò oggi di web TV in senso stretto, parlerò di segnali live, video. Questo perché dal mio punto di vista è la cosa che più mi mette, se volete, sotto stress, più devo prestare attenzione, perché l'on demand comunque si distribuisce nel ciclo di vita del filmato, si distribuiscono gli utenti, diciamo che la fruizione on demand comunque le tecnologie consentono di dare una buona qualità senza necessariamente mettere sotto stress, bufferizzandole, rallentando la fruizione, eccetera. Il video invece, il video è un grosso problema, poi vedremo anche più nello specifico. Il video live, tutti vogliono assistere nello stesso istante allo stesso evento, ed è ben diverso che è uscito un bel filmato nell'arco delle 24 ore piuttosto che nell'arco dei 12 mesi, me lo guardo. Comunque, il mio ragionamento si basa su circa 138 live feed, che ripeto, possono essere televisioni locali che trasmettono H24 il loro palinsesto digitale terrestre abbinato a streaming, piuttosto che eventi specifici. Su questo funziona ancora bene, nel senso che effettivamente su molti eventi la copertura streaming non è più soltanto un lo faccio perché devo farlo, ma lo faccio perché effettivamente riesco a conquistare un'attenzione che esclusivamente l'evento in sala non riesce a recuperare. Ripeto, testate giornalistiche, noi siamo streaming provider del Festival del Cinema di Berlino, quindi per una decina di giorni gestiamo tutto quello che sono le loro conferenze stampa, piuttosto che red carpet e cerimonie di apertura e chiusura, che è un buon interessante testo su come si evolve, diciamo, nell'ambito di un evento mondiale le dinamiche di utilizzo di internet. Non sottovaluterei, vedete, 170 live radio feed, si parla poco, troppo poco secondo me, però perché è difficile anche riuscire poi a capire come si possono effettivamente monetizzare, però se funziona bene il video su internet, funziona eccezionalmente bene la radio su internet. Per cui è un media che è tutt'altro che morto. Vedremo poi dei dati, però già li anticipo, no? A fronte di 3 milioni circa di hits che ho avuto sui miei 138 video feed, ho 23 milioni di hits nell'arco di un anno che ho avuto sulle 170 radio. Radio, anche qua le più diverse, la radio dell'Università degli Studi di Torino, del Politecnico, piuttosto che Radio Capoverde, che è arrivata a utilizzare la nostra piattaforma grazie a una collaborazione con un ONG. Per cui questa è la base dati su cui sviluppo il mio ragionamento. Probabilmente avendo la possibilità di avere i dati di altri, diciamo, simil broadcaster come noi, dico simil perché siamo, ripeto, broadcast gestori di fatto di una piattaforma internet, server e un po' di banda, avendo magari altri dati, completamente il discorso
può essere stravolto, anche se se ne dubito. Allora, alla base c'è questa affermazione, bisogna sempre aspettarci quello che non è possibile, cioè expect the unexpected. Per cui, quando uno fa un evento di streaming, tipicamente, e questo qui signori ne ho avute veramente tante, la sovrastima degli utilizzatori contemporanei, ripeto contemporanei, per cui non dico che nell'arco della trasmissione hai avuto 500.000 contatti, quello che mette fortemente in crisi l'infrastruttura tecnologica è la contemporaneità, per cui il suo stesso flusso servito all'utente nello stesso istante in cui viene trasmesso, perché tutto il resto poi la distribuzione nell'arco di una trasmissione è una variabile che poco impatta, nel senso che è il picco, sempre il problema del picco. Questo qui comunque è lo stesso, se volete, lo stesso problema di provare a usare il mobile phone o in Liguria d'estate piuttosto che allo stadio durante le partite. Cioè, chi dimensiona un'infrastruttura di telecomunicazione mai nel mondo l'ha dimensionata per la gestione del picco di utilizzatori, la gestisce per l'utilizzo medio. Allora, chi conosce dove è collocato lo stadio di Torino può immaginare la cella del radiomobile dello stadio di Torino durante la fascia oraria dove non c'è un evento sportivo, praticamente niente, perché siamo al confine della città. Ovviamente 50.000 persone che tutte quante vogliono telefonare allo stesso momento crea l'effetto della congestione, ripeto, d'estate, oppure banalmente in situazioni di emergenza. C'è un caso di calamità naturale, usiamo un mobile phone per gestire l'emergenza. No, perché è la prima cosa che tipicamente si impalla, perché non è gestita per supportare questo. Quindi, chi fa un evento, innanzitutto sovrastima chi seguirà questo evento. Per cui questi ragazzi che non cito, avevano un grosso evento, erano riusciti a fare una partnership con una testata giornalistica nazionale, quindi rispetto all'anno prima noi prevediamo che ci saranno 50.000 utilizzatori contemporanei, per cui caro broadcaster, dimensiona la piattaforma in modo che io riesca a supportare i 50.000 contemporanei. Risultato 9.638 di picco. Okay? Perché non è detto che il tuo evento interessante l'anno prima, l'anno successivo rimandato da una testata giornalistica nazionale, una delle tre grosse, raddoppi o triplichi gli utilizzatori. Anche qua, il sistema si evolve e ragiona, scusate, non prevedibile all'inizio. E qui ho introdotto per un altro tema, nel senso che mentre il broadcaster tradizionale ha la sua piattaforma ed eventualmente è soltanto un problema di raggiungere col proprio segnale, diciamo, i luoghi più irraggiungibili del territorio, e insomma il tema del digitale terrestre che in alcune zone non si vede è evidente, il, diciamo, broadcaster internet ha anche la possibilità di dimensionare e di scalare la propria infrastruttura in funzione di quello che ci si aspetta essere un evento di particolare entità. In realtà i 50.000 si fanno, rispetto di picco, poi nell'arco della trasmissione, nell'arco del, diciamo, dell'evento i contatti sono molti di più. Il picco si fa però in presenza o di eventi particolari, tipicamente legati all'attualità. Adesso questo è la stampa TV che utilizza in parte anche la nostra infrastruttura, hanno fatto una lunga diretta il vice direttore e il direttore della stampa durante l'elezione del capo dello Stato. Ecco, hanno avuto effettivamente, come anche su altri eventi, hanno avuto un ritorno estremamente alto, perché ripeto, 50.000 di picco, poi vedremo anche il confronto con quelli che sono i dati di ascolto televisivo che siamo abituati a trattare, che sono quelli, diciamo, di vecchia generazione, Auditel, eccetera. Funziona. Per esempio, uno degli elementi che si vedono emergere in maniera più repentina negli ultimi anni è come di fatto le testate giornalistiche, i quotidiani, sono diventati in realtà dei super affidabili fornitori di contenuti video. E questo qui invece era un passaggio che dalla carta stampata alla parola su web era più facilmente immaginabile il successo.
è stato un successo molto maggiore, ritengo, il passare anche al video su web. Sempre per la serie Aspettati ciò che non ti puoi aspettare, questo è un altro evento. Allora, alla fine questa slide l'ho risolta così, ho provato a tentare di schematizzare ciò che è realmente accaduto, ma non ci sono riuscito e quindi ve lo mimerò col corpo e lo racconto a voce. Allora, e qui si capisce l'intreccio tra social e TV. Allora, questi ragazzi che voi vedete in queste immagini sono i One Direction, gruppo discretamente famoso a livello mondiale. Allora, i One Direction hanno incominciato a utilizzare uno strumento che si chiama Twitcam. Vuol dire che associato a una timeline di Twitter c'è la possibilità di utilizzare Livestream, che è un servizio worldwide famoso di che ospita diciamo feed televisivi, in modo che tu contemporaneamente all'interazione con Twitter hai la webcam che inquadra nella fattispecie i ragazzi che fanno intrattengono una relazione molto specifica con i loro fans. Il successo di questa cosa qui è su scala globale, mondiale. Difatti, cosa succede? Succede che alla Twitcam di One Direction soltanto uno stretto numero di utilizzatori che si è ampiamente prenotato e viene sorteggiato tra i milioni di fans di One Direction può accedere. Ok? Benissimo. Cosa è successo? È successo che uno di queste, diciamo, dei feed televisivi che noi ospitiamo è di un broadcaster locale, Quarta Rete TV, che col digitale terrestre ha un'offerta di 4-5 canali televisivi. Uno di questi è 4Music, una specie di MTV molto più ridotta su scala, ovviamente esclusivamente locale, nel senso che l'utente locale, il suo segnale arriva in tutto il Piemonte, 4Music è esclusivamente una televisione locale. 4Music ha dato uno spazio a dei ragazzi giovani, che qua però l'effetto è age da considerare in tutti i nostri ragionamenti, ha dato uno spazio a due ragazzi, a tre ragazzi giovani, che fanno una trasmissione molto popolare, molto seguita sul digitale terrestre e molto seguita anche in streaming. Allora, questi ragazzi erano riusciti a entrare nello stretto cerchio di persone invitate alla Twitcam dei One Direction. Quindi loro cosa hanno fatto? Non hanno fatto altro che prendere una telecamera, inquadrare il monitor del computer, mandare sul digitale terrestre questo segnale, tramite la loro rete di social network, quindi non era, era un'interazione mediata da un social media, per cui loro interagivano con i loro fans su Twitter, mandando sul digitale terrestre e di conseguenza in streaming, quindi il segnale che dalla rete arriva, viene mandato in TV, ma poi rientra dalla rete, con loro struttura di social community, ecco, 50.000 utenti contemporanei, contenuto televisivo, ve lo lascio immaginare, una telecamera che inquadra una Twitcam. Predicibile? No. No. Che succedesse questo, assolutamente impredicibile. Su questo leggo anche un altro aspetto. Loro hanno incominciato a trasmettere sul digitale terrestre, poi il segnale in streaming ha coinvolto una community italiana, questo durante il normale, a parte la trasmissione di One Direction, durante la normale programmazione. Cosa è successo? I fans a questo punto sono diventati, e coloro che seguivano il segnale televisivo sono diventati nazionali e non solo. Lo streaming, credo che voi tutti ne siete accorti, ha dei tempi di latenza molto più grandi rispetto al segnale televisivo, quindi quando facevano un gioco a premi, chi lo vedeva sul digitale terrestre lo vedeva in anticipo di 30 secondi rispetto a chi lo vedeva in streaming, il broadcaster è stato costretto a mettere un delay sulla trasmissione del digitale terrestre per sincronizzare il video con quello che è la trasmissione in streaming, in modo da consentire l'interazione tra tutti i soggetti che seguivano un emittente che è puramente locale. Vado avanti, anche veloce. Analizzo 3 anni, e qui vado dietro a quello che si diceva prima. Guardate come nei 3 anni si è aumentato in maniera evidente il consumo di video e live streaming su
dispositivi, io chiamo iOS, ma in realtà vengono contati anche i dispositivi Android, no? Per cui crescono i numeri, ma già soltanto in 3 anni vedete in che misura la diffusione dei terminali e del consumo su terminali palmari, smartphone e quant'altro. E io ripeto, non faccio delle analisi statistiche, io conto, conto. Per cui qualsiasi utente contatta uno streaming server, tu riconosci lui, riconosci, vedete poi il paese da dove arriva e con che tipologia di terminale lui ti contatta. Altre due brevi spunti, questo qui è mediamente l'audience media, no? Vedete più o meno, insomma, 30-40 mila spettatori nei momenti buoni, nei momenti bui, ripeto, non ospitando Rai, Sky e Mediaset. È evidente che il contenuto televisivo che noi siamo in grado di offrire, insomma, i vostri broadcaster, è commisurato a quello che è la dimensione di azienda. Le radio invece no, le radio hanno realmente una grossa quantitativa di persone che lo ascoltano e mantengono delle medie molto molto elevate anche su scala giornaliera. Sono radio, anche qui da radio FM, che usano l'infrastruttura per raggiungere posti e luoghi dove l'FM non arriva, a semplici web radio di appassionati, per cui anche qua con tutte quelle che sono le segmentazioni, la radio che programma soltanto musica di derivazione videogame, la radio di natura religiosa, eccetera, eccetera. Un altro fenomeno che io però non so valutare se non provando a fare un ragionamento che potrebbe fare chiunque, questo qui da una parte è l'andamento del traffico in termini di bit scambiati, che però è poco significativo perché è evidente che un segnale video consuma 10 volte di più rispetto a un segnale audio radio, non per niente. Il file sharing per eccellenza è sulla musica, poi è partito il file sharing sui film, però all'epoca io mi potevo già scambiare la mia canzone, perché il filettino anche con una rete molto scarsa comunque arrivava, era impensabile scambiare un DVD. Adesso con la crescita della disponibilità di bit a casa di ognuno e di banda, speriamo sempre di più, ovviamente tutto ciò, per cui la musica e l'audio sono venuti molto prima, per cui mi aspetto questi fenomeni. Per cui dicevo, la parte sopra è poco significativa, perché capire che uno si è scambiato qualche gigabit è poco interessante. La parte invece sotto è quello che dicevo prima: io non soltanto riesco a capire quanti utenti ho, ma riesco a capire anche da dove vengono. Allora voi vedete che progressivamente negli ultimi, diciamo da metà anno in poi, a parità ragionevole di radio e di TV ospitate, una fortissima prevalenza di IP fuori dall'Italia. Questo è anche un altro strumento per considerare che effettivamente web radio e web TV sono molto molto interessanti per aggredire persone che appartengono a community di riferimento fuori dai confini nazionali. Ovviamente le mie web radio e le mie web TV non hanno nessun tipo di barriera, cosa che peraltro hanno invece i grandi broadcaster nazionali su l'IP sorgente. Se tu vuoi provare a utilizzare servizi di Mediaset piuttosto o banalmente dall'Italia Arte, non la vedi. Cioè, molti servizi dici: no, mi spiace, il broadcaster non ha i diritti per la trasmissione nella tua country. Mentre invece se le cose si lasciano libere, i contatti che possono arrivare non soltanto dall'Europa, ma anche la comunità piemontese in Sud America è molto forte, per cui alcuni contenuti tipicamente locali vengono molto apprezzati a Sud America. Ultime due, anche se ho sforato. Allora, c'è un piccolo problema. Qui non posso citare la fonte del broadcaster, però sostanzialmente questo broadcaster ha lanciato un servizio di video on demand che si sta affermando molto. Hanno avuto un picco, e qui è importante, di 160 gigabit per secondo. Allora, mediamente uno c'ha il 100 megabit a caso in azienda, è già abbastanza una persona contenta. Qui si sta parlando di un ordine di grandezza, se non due superiori. Allora,
Facendo un po' i calcoli della serva, loro con 160 gigabit si è impallato il sistema, per cui non sono più riusciti a servire la contemporaneità degli utenti che cercava sostanzialmente due diversi tipi di contenuto, una partita calcistica e dei film on demand. Ipotizziamo che possono essere arrivati a 160.000 utenti, facendo mediamente un megabit di banda utente, rispetto a chi ho tagliato abbastanza con le forbici. Possiamo anche raddoppiare il numero di utenti pensando a 500 kilobit, che è la velocità minima per cui tu sul tablet hai sensazione di fluidità del movimento senza l'immagine che spixela. Allora, immaginate cosa succederebbe se domani si spegnesse la TV tradizionale, e quindi dovremmo come rete supportare quelli che sono i picchi dichiarati dei maggiori eventi sportivi che ci possono, dei maggiori eventi che ci possono essere un anno. Allora, questa capacità, che sono 16 terabit, non solo un singolo broadcaster non riuscirebbe a soddisfarla, ma probabilmente l'internet del sistema di questo paese non riuscirebbe a soddisfarla, creando un blocco totale delle comunicazioni su internet. Okay? Poi possiamo ancora discutere questo chi ha vantaggio del web TV, che qua vengono considerati quanta gente sta davanti a un televisore. Nei nostri dati tendiamo a dire io la mia roba me la vedo sul mio coso, invece lo schermo sta diventando o più schermi che guardano più cose all'interno della stessa famiglia, piuttosto che più persone davanti a uno schermo collegato. Però questo è un grido d'allarme, nel senso che è vero che progressivamente avremo la larga banda a casa, ma è anche vero che poi con questa larga banda può creare a monte delle onde che neanche il Vaillant, se io dovessi ospitare la finale di un campionato di calcio esclusivamente su internet. Questo era salto per evidenti motivi di tempo. Lancio l'ultima cosa. Questo qui è una cosa che non c'entra niente, nel senso che questo qua sono l'analisi di come si è sviluppata la rete elettrica in Italia. Sono dei dati di Terna, l'operatore. Allora, in blu i chilometri, quindi l'estensione in chilometri della rete elettrica sul nostro territorio nazionale. La linea rossa sono i gigawatt per ora, ovvero il consumo. Cosa vedete? Che tra prima e nell'immediato dopoguerra sostanzialmente il consumo era lineare rispetto alla distribuzione. No, non dico arrivare un filo una lampadina, però poco ci manca. A un certo punto boom economico e abbiamo incominciato ad avere una rete che è vero, non soltanto copriva capillarmente sempre più componenti del territorio, ma ne aumentava anche la potenza, ma soprattutto il consumo è schizzato, perché ovviamente tutti quanti hanno incominciato ad avere qualsivoglia tipologia di oggetto elettronico. Allora, in questa fase potevamo assumere che ogni accesso a DSL, una metafora poi, quello, ogni accesso a DSL si porta dietro un computer, finito, quindi ho la DSL, il mio computer collegato. Adesso direi che come internet siamo arrivati a questo punto, nel senso che c'è più, a fronte della rete che si sviluppa, c'è un consumo che sta incominciando a non seguire più linearmente lo sviluppo della rete. Quello cui noi, da una parte, ambiamo, che sono ovviamente lo sviluppo del mercato nel quale operi, ti fa solo un gran piacere, ma dall'altra parte è anche un fenomeno di massima critica, cioè un fenomeno critico è il consumo di banda si svilupperà esattamente come si è sviluppato il consumo elettrico. Per cui la pendenza a cui dovremo far fronte è quello. Quindi la sfida che ci diamo sulle infrastrutture, sullo sviluppo dei contenuti, è una sfida molto importante che non va sottovalutata e non è esclusivamente un fattore di cittadinanza digitale. Avere una larga banda, un'infrastruttura a larga banda efficiente in questo paese è proprio una sfida ben maggiore, perché il consumo a cui ci dovremo preparare a far fronte avrà questo. Ringrazio.